Tisana Reca 2, all'avanguardia, 31 nuovi prodotti, dolci e salati, tutti senza glutine, con meno carboidrati e più proteine vegetali, per aiutare la tua linea. Prova nei nostri centri qualificati il frutto della nostra ricerca scientifica, la nuova dieta, brevettata Tisana Reca 2. I prodotti Tisana Reca 2 ti aspettano nel centro benessere Sole Luna di Casinina di Auditore. Scegliete Tisana Reca 2, pratica ed efficace, e soprattutto ricordate, non sono a dieta, sono in Tisana Reca 2. Salucci, pasta fresca artigianale. A Casinina di Auditore vicino Turbino, per info 0722 362635. Hai mai pensato alla rosatura come trattamento? Un lusso alla portata di tutti! Grazie all'azione di vapore e ozono e con la possibilità di strumenti personali. Arresta la calvizie e di addio a tutti i problemi di cuoio capelluto con i raggi infrarossi e prodotti specifici. La bottega del barbiere e stylist Alberto a Casinina d'Auditore. In un luogo particolare tra le fabbriche della zona industriale di Casinina di Pesaro sorge l'Oasi della Pace di Santa Rita, un luogo per un'esperienza che dona pace e serenità, come la partecipazione ogni 22 del mese alle 20:30 ed ogni domenica pomeriggio alle 16:30 al Santo Rosario e preghiera di Santa Rita, dedicato a tutti gli ammalati. Sempre più fedeli che testimoniano benefici nel corpo e nello spirito raggiungono questo posto fonte di grande serenità e spiritualità. Informazioni al 335 80 94 107. Visita il sito www.amoreperilsignore.com. Tavoleto si è espresso per il no, rimane comune di Tavoleto e non municipio di Urbino. Assolutamente sì, io credo che questa sera il segnale è stato veramente forte da parte dei cittadini di Tavoleto, con un 70% per il no. Credo che il segnale sia stato fuori anche dalle nostre aspettative. Il progetto presentato era un progetto che noi abbiamo sempre criticato perché non aveva né testa né cuore, e stasera i tavoletani ci hanno dato ragione, quindi siamo particolarmente soddisfatti. Il sindaco Gresta si dimetterà, rassegnerà le proprie dimissioni in un consiglio comunale straordinario, l'ha ripetuto anche poco fa. Arriverà quindi un commissario, c'è preoccupazione come si lavorerà poi per il tempo che verrà e fare eleggere una nuova amministrazione, considerando anche il buco che c'è in bilancio e gli investimenti da fare per il paese? Ma noi lo abbiamo sempre detto che per noi il commissario non era un problema. E innanzitutto chiederemo al commissario di verificare perché, le motivazioni perché è nato questo buco. E poi, se ci chiederà la collaborazione, noi saremo ben volentieri per dargli una mano per risolvere i problemi strutturali di questa comunità. Non siamo convinti che non si possano risolvere con un po' di buon senso, un po' di lavoro, lavoro forte. Noi crediamo molto nel lavoro di questa comunità e quindi per questo la difendiamo, l'abbiamo difesa, la difenderemo anche in futuro. Poi nel momento in cui ci sarà un'altra opportunità la valuteremo, ma come abbiamo sempre detto il progetto deve essere un progetto forte, di nuova comunità, non può essere un progetto fatto esclusivamente per fattori economici. Noi crediamo in una nuova comunità, ma lo facciamo con un progetto di partecipazione, un progetto forte e pensiamo anche vincente. Avete distribuito un volantino con 4 punti fondamentali sul perché votare no. Secondo voi qual è quello che ha colpito di più la popolazione? Ma secondo noi non sono state le motivazioni che questa amministrazione ha portato per una fusione. Credo che la storia di questa comunità non poteva essere cancellata per un buco di 73.000 euro. Crediamo che ci devono essere motivazioni più forti per portare un paese come Tavoleto a una fusione per incorporazione, ricordiamolo, per incorporazione, non una fusione. E quindi io credo che poi la gente toccata sulla pelle abbia reagito come doveva fare.